Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Ragazzi, che gioia, che felicità per noi averlo ospite, per lui aver appena vinto. Leo Gasma, trionfatore del Festival di Sanremo Giovani. Sì, è così, grazie mille, sono onorato. Quindi un bellissimo premio e qualche istante fa i complimenti di Gianna Nannini. Sì, sì, è un sogno, guarda, veramente Gianna è stato il mio primo concerto, ero piccolissimissimo, mamma gli rompevo le scatole che volevo vedere Gianna e mi portò il primo concerto della mia vita, è stato Gianna Nannini, e vederla oggi e avere i suoi complimenti è... Non so descriverla come sensazione, incredibile. Leo, sei sulla strada giusta? Speriamo, questo è quello che mi stanno dicendo, sono onorato. Allora, te lo chiediamo, siccome c'è un premio, una dedica da fare, a chi va questo premio? Questo premio va a tutte le persone che lottano ogni giorno per accettarsi e per essere migliori di quello che gli altri li dipingono, per il quale gli altri li dipingono, tutte quelle persone che raggiungono i loro sogni e che lottano per raggiungere i loro sogni, nonostante ci siano sempre persone o comunque situazioni che gli facciano pensare che magari non è la strada giusta. La senti un po' una rivincita rispetto a come è andato il percorso a X Factor? Ma guarda, io X Factor ho sempre detto che per me era una scuola quella, non era una competizione, ma anche questa era un confronto musicale. Io sono onorato di aver avuto questo premio, di avere appunto tutti questi complimenti, ma un applauso va anche a tutti gli altri artisti che hanno partecipato, che stimo moltissimo, che sono artisti unici e che hanno portato il loro pensiero, e questa è la cosa bella della musica, portare il proprio pensiero e cercare di far del bene. Ti chiedo l'ultima cosa, poi ti libero. Non so se hai avuto modo di guardare il telefono, se hai avuto modo di fare o ricevere una chiamata. Qual è stata la prima? No, guarda, ho spento il telefono a pranzo di oggi e poi l'ho riacceso pochissimo fa, quindi ancora non ho avuto. Non ci hai guardato ancora? No, ancora no. Allora, proviamo a indovinarlo insieme. Secondo te il primo messaggio, quello che vorresti leggere o sentire, la prima voce che vorresti sentire? Ma la mia famiglia, dai, che comunque sono le persone che hanno sempre creduto in me da quando sono piccolino e che mi hanno dato la libertà di fare il mio percorso, di rischiare di cadere, ma comunque mi hanno lasciato libero di seguire le mie passioni senza mai doversi mettere in mezzo. Perfetto, grazie mille Leo. Grazie di cuore a voi. Avevamo un minuto, quindi io ti libero. Grazie mille, grazie a voi, buon lavoro. Radio Bruno al Festival di Sanremo. In collaborazione con l'Isola dei Tesori, Grissinbon, Renault Franciosi, Nutrileia, ODS Giocattoli, Ital Pizza, Biper Banca, Marlù, diversamente tu,